Salve a tutti, sono Donato Masci, fisico e direttore tecnico di Studio Sound Service, uno studio di progettazione in acustica con base a Firenze. Mi occupo di progettazione acustica di vari ambienti, in primis gli ambienti legati all'acustica musicale come gli studi di registrazione, le audio facility, sale mix cinematografiche, post-produzione e ovviamente anche l'acustica per le sale conferenze, sale multimediali, auditorium, teatri, acustica edilizia, ambientale e quant'altro, diciamo a tutto tondo nell'ambito dell'acustica. Oggi abbiamo parlato della progettazione acustica per le sale multimediali, che di fatto sono delle sale molto differenti tra di loro, hanno destinazioni di uso differenti e quindi l'acustica che deve esserci è differente appunto caso per caso, ma ci sono dei modi di trattare e approcciare questo tipo di progettazione similari. Oggi abbiamo passato in rassegna quindi il modus operandi che utilizziamo per dall'analisi, quindi l'identificazione delle criticità e delle problematiche da risolvere o da affrontare. Dall'interfaccia con gli altri progettisti, in primis gli architetti, per il punto di vista estetico, le normative, ignifugo, vigili del fuoco, eccetera, eccetera, fino ad arrivare proprio ai metodi di progettazione, quindi CAD acustico, simulazioni, modelli previsionali, analisi, e fino ad arrivare al collaudo. Abbiamo presentato dei casi studio di ambienti molto diversi, sale multimediali utilizzate per ambienti parrocchiali, per invece situazioni corporate, come appunto la sala multimediale di Prada a Milano, altre situazioni invece legate a un settore universitario, accademico, fino ad arrivare a situazioni un po' diverse, come per esempio si possono identificare anche le chiese che di fatto hanno il loro impianto audio e hanno le loro criticità di tipo acustico da risolvere e da affrontare. Quindi, diciamo, la conclusione del nostro intervento è stata quella di voler stimolare gli architetti e gli altri professionisti coinvolti in questo tipo di progettazione, nel collaborare con degli specialisti in acustica che possano seguire tutto il percorso del trattamento acustico ma anche della simulazione degli impianti audio per riuscire a farli rendere come dovrebbero, dato che appunto l'acustica influisce molto, più di un 50% sulla resa sonora finale dell'impianto audio inserito dentro questi ambienti. Diciamo, tutti hanno avuto delle idee legate a approcci commerciali di varie aziende che propongono una cassa piuttosto che un'altra per sonorizzare un ambiente architettonico, però un approccio un pochettino più scientifico, sistematico e progettuale legato all'acustica e quindi a come presentare e preparare, diciamo, l'ambiente per l'inserimento di un sistema audio. È una cosa che spesso si sottovaluta e quando poi viene trattata con i professionisti fa piacere perché viene ben recepita, mi sembra.